Allora, Lucia, lei ha 24 anni ed è siciliana. Lei canta perché cantare è diventata, attenzione, un'esigenza dell'anima e non una sete di successo personale. E già questo mi sembra un motivo meraviglioso per cui cantare. La vorrei chiamare qui vicino a me, lei è Suor Cristina. Dai, Suor Cristina! Bentornata. Grazie. Emozionata? Sì, abbastanza. Senti, noi abbiamo cominciato anche ad accennare un po' qual era la tua storia l'altra volta. Ci racconti, hai deciso quindi di prendere l'abito, di prendere i voti mentre interpretavi il ruolo di una suora in un musical. Sì, è proprio così, questo copione, diciamo così, questo personaggio ha trasformato la mia vita ogni volta che... attraverso le parole di Suor Rosa, attraverso appunto queste parole mi sentivo provocata, perché Suor Rosa diceva, invitava altre ragazze a donare la propria vita a Cristo, a lasciare tutto, la famiglia, tutto, ogni cosa per abbandonarsi e consacrare la propria vita a Cristo. E così quando si spegnevano i riflettori, uscivo fuori dal palco, tutte queste domande, io che sognavo di diventare una cantante, di ecco, avere successo, poi a un certo punto mi ritornavano queste domande, ma io suora, ma non è possibile. Ma no, ma come? Non è possibile, ma io sogno di fare la cantante, suora, ma poi non sono in grado, non ho mai pensato. E invece, allora però sentite questa meravigliosa interpretazione della canzone Senza la tua voce, canta Suor Cristina. Nuvole svaniscono dal cielo del mio cuore, lasciandomi ricordo di un forte temporale che mi ha stravolta dentro quando ho deciso di cambiare. Il sole si confonde fra le nebbie del mio inverno, cammina di un deserto che io vedo tutto intorno. Tu sei la mia speranza, non riuscirei a vivere senza la tua voce, senza il tuo respiro, senza la tua luce, senza la tua mano, senza le tue braccia che mi accolgono, che mi scaldano, che mi amano. Adesso sto viaggiando fra emozioni nuove e vere, e scopro quel tuo sguardo nello sguardo del dolore. Sei nella sofferenza, non riuscirei a vivere senza la tua voce, senza il tuo respiro, senza la tua luce, senza la tua mano, senza le tue braccia che mi accolgono, che mi scaldano, che mi amano. E se il giorno sta finendo, mi fermo ad aspettare un'alba nuova che mi parlerà. Ecco la tua voce, ecco il tuo respiro, ecco la tua luce, ecco la tua mano, ecco le tue braccia che mi accolgono, che mi salvano, che mi amano. Ah,
momento di preghiera. Così che, perché io mi piace tanto pregare scrivendo, mi aiuta ad uscire fuori da me stessa e sento che parlo di più con lui in questo modo, no? E allora così ho scritto queste parole e ho pensato perché non metterle in musica così, e quindi è nata fuori questa cosa. E posso dire, meno male che l'hai pensato, mamma mia. Lucia! Il silenzio non dovrebbe essere di casa in questo momento, ma io, grazie a Dio, non sono un giurato, ve lo dico, però sono emozionatissima e quasi commossa, perché vederla, proprio sentirla e viverla questa canzone qui dentro è un'emozione veramente che forse le telecamere non sono in grado di trasmettere. Nico, posso iniziare un attimo da te, Nico, perché te è la prima volta che la senti. Sì, la prima volta che la sento, devo dire, la canzone è veramente molto molto bella, sembra fatta da un professionista, esatto. Voglio dire, non da, io immagino che sia una principiante. Posso dire una cosa? Prego. In realtà volevo ringraziare Paolo Migani che mi ha aiutato un po' a sistemarla, ma in realtà testo e musica sono miei. Beh, insomma, ecco, quindi c'è stato un aiutino, insomma, però voglio dire, la canzone è molto bella, lei l'ha cantata veramente, ma c'è anche il fatto dell'età più matura rispetto alle altre ragazze, quindi, però lei ha un maestro di canto? No, glielo dico io, ma non lei l'ha abbandonato sicuramente. Sì. Perché, cioè, perché il mio maestro è lui adesso. Perché lei, no, perché si sente che ha dato qualcosa che gli è venuto suo, proprio da proprio. Dentro, hai capito? Ah, e quello non glielo può dare nessuno, se lo può dare solo da sola, ecco, questo voglio dire. Ecco, qui ritorno al fatto che è sbagliato il fatto di dare le votazioni, non per altro, perché le altre erano più esperte, più giovani, quindi giustificate anche nel loro meno valore. Lei ha un valore, ancora sono piccoli, devono crescere. Ah, piccoli, poi come quando a scuola non si davano i voti alti al primo quadrimestre ma al secondo, perché infatti, te dovevi infatti. Avere, è così, la stessa cosa è per loro, quindi che cosa gli diamo adesso? Non lo so, no, ancora no. dopo dobbiamo decidere. Ah, dopo si tratta di decidere, vabbè. Mi faceva piacere sapere l'emozione di una persona che l'ha sentita per la prima volta. Sicuramente l'emozione l'ha sentita e quindi l'ha data, certo, l'ha trasmessa, quindi 10 più. Ha dato già il voto, già dato il voto, già anticipato questa Alessandro, cosa. Ma voi vi emozionate ancora così forte quando sentite roba del genere? Sì, sempre meno, perché le canzoni che emozionano ce ne sono veramente. Ma poi i discografici sono meno. Senza cuore. Senza cuore. Però vedi come torna anche il discorso che ha fatto lui. Lo sai che cosa pensano gli artisti dei discografici? Ecco. Allora, se un disco va bene è merito degli artisti, se un disco va male è colpa dei discografici. Ma anche qui è così, è sempre così. Noi alla fine abbiamo detto che è sempre un gioco di squadra. Comunque, tornando a Suor Cristina, trasmette un'emozione incredibile. Oggi l'ha trasmessa l'emozione, ma ieri sera ancora di più. Beh, ha una grinta. Avrei fatto faville voi ieri sera. Non ci credete, ma c'ha una grinta sul palco con la band, che è qualcosa di particolare. Se si pensa che su un palco lei ha avuto la chiamata, la posso chiamare così, perché poi dobbiamo restituire quello che è vero, ti credo è riuscita a vivere quel momento così. E poi è una canzone, come ha detto prima Nico, che sembra veramente scritta da un professionista, perché è perfetta, è completa di tutto. E poi è un pochino penalizzata dal fatto che non c'è un arrangiamento, perché questa versione che abbiamo ascoltato è soltanto pianoforte e voce. Immaginiamoci con un arrangiamento sotto. Sento i suoi neuroni che stanno qui, tutti quanti stanno già lavorando. Questa canzone è una canzone d'amore a tutti gli effetti, a tutti i canoni, una canzone d'amore che veramente ti apre il cuore, ti fa venire i brividi, perché no, ognuno la può interpretare come meglio crede, e per cui è per questo che viene dal profondo del cuore. Poi così giovane, 24 anni, scusate, però anche energica ed appassionata, che questo è un amore appassionato, attenzione, che è veramente qualcosa che di convincente. Non dobbiamo dimenticarci di una cosa, che la Sicilia è una terra veramente prolifera per quanto riguarda i talenti, perché insomma ricordiamo Domenico Modugno, Battiato, Carmen Consoli, quanti ce ne abbiamo di talenti che arrivano dalla Sicilia? Cuore di mamma, ci ha detto la sua, però Pino! Io non sono stato presente ieri sera, però ho visto, rispetto all'altra esecuzione, all'altra interpretazione, un approccio molto più fisico che mi è piaciuto molto.
perciò si vede che lo sente dentro. Poi lei ne è compositrice, anche se aiutata da Paolo Vigani, che conosco e saluto. Ma voglio dire, l'ha interpretata benissimo, ha una grande grinta, ha una ottima voce. Il brano è scritto bene, non c'è niente da dire. Forse deve pensare già alla versione inglese. Chissà. Wow, attenzione! Come ho detto l'altra volta, mi piace tanto cantare in inglese. Vabbè, poi magari in portoghese, perché noi siamo pure in Brasile, ma vai. Grandi, gli orizzonti si allargano, gli orizzonti. Allora, Saretta ci chiama sempre a dove Sara, sei peggio di Fausto la mattina, guarda che quanto dire. Monica, allora, comincio di nuovo da te. Sempre da vai, me. Allora, vai, vado, vai. Non posso non dare 10, ragazzi. E allora? Suor Cristina, davvero. 10 per la mommy, Nico Fidenco 10 più. Io ho dato un 10 più, se è possibile, se no 10. E beh, e Sara, non fare il Cerbero, il più ci serve. Fa parte del 10 più. Ah, sono bravissimo. Non esce fuori dal 10. Mi sembra quindi ovvio. Alessandro. Io sono cattivo. No, pure così, ma non se può. Alessandro. Propongo un 10. Ah, ecco, vedi. Se no stavo dicendo ti vai a confessare dopo. Maestro Marcucci. Qualora io dessi 6, non conta. Esatto, perché viene abolito. Esatto. Ma perché ti sentiresti di dar 6, Pino? No, io do 10. Signore e signori, Sara, come la mettiamo? Che stiamo parlando di 40 più, se ho fatto bene i conti, e il voto più basso non conta, tesoro, e quindi? È 30. 30. Un 10 va eliminato. È il mio? Ma se sono tutti uguali, scusate. È stato eliminato quello del discografico. Io sto regolamento, poi l'anno prossimo lo cambiamo, perché non ho capito perché è stato fatto. Allora, mentre tu litighi con il regolamento, io volevo farvi conoscere un'amica di Suor Cristina, che si chiama Agnese. Ti puoi innalzare un attimo, vieni qui vicino a me. Lei l'ha conosciuta prima che diventasse Suor Cristina, vero? Sì. E quindi hai seguito un po' il percorso della sua scelta. Beh, io ho conosciuto Cristina in accademia, alla Star Rose Academy. Quindi avete studiato canto insieme? Sì, canto, danza e recitazione. Lei era bravissima in tutto. E lei era molto timida, però quando saliva sul palco come adesso tirava fuori una grinta e una presenza che spettinava tutti. Come spettinava bellissima espressione, questa me la rubo, Grande Cristina. Grazie Agnese. Senti, mi viene da dire che se prima spettinavi tutti, adesso c'hai una forza in più. Sicuramente, il mio obiettivo è almeno toccare i cuori delle persone, e attraverso questo annunciare Gesù, questa gioia grande che io ho incontrato, magari emozionando gli altri, farla incontrare pure gli altri. Anche perché a un certo punto, quando si parlava di maestro, forse voi non l'avete sentita perché non aveva questo microfono qui, ma diceva che lei è un maestro, ci l'ha, sta molto in alto. È lui, sì. Quello non è un maestro. Quello è invincibile, dico con Cristina, quello. Grazie.